cari amici di Fano TV, ben trovati. In questo speciale ci troviamo a Fano per parlare di elezioni 2024. Lo facciamo con una rappresentante della coalizione di centrodestra per Fratelli d'Italia, Loretta Manocchi. Ben trovata. Ciao, buon pomeriggio, grazie. Allora, iniziamo con la sua presentazione, raccontiamo al pubblico a casa chi è, di che cosa si occupa e soprattutto quando nasce e perché nasce la sua passione per la politica. Io sono un avvocato e faccio politica da sempre per passione, dalla giovane età di circa 20 anni, e mi ha vista candidata e quindi eletta consigliere nella mia città natale, che è Fossombrone, e sto a Fano, vivo a Fano da oltre 11 anni e ho ripreso a fare attività a Fano, appunto all'attività politica a Fano, da circa 3 anni, quando mi è stato chiesto di fare il segretario politico di Fratelli d'Italia e ricostruire e costruire il circolo. Oggi questo circolo vanta un numero importante di iscritti, è un punto di riferimento che nel corso di questi anni è stato sempre attento sulle battaglie principali della città e ha saputo portare il proprio contributo alla politica fanese. Che cosa possiamo dire riguardo ai programmi, ai progetti, soprattutto della sua coalizione? Bene, la coalizione si propone innanzitutto di avere una visione diversa della città di Fano, un metodo che va applicato in maniera davvero precisa. E questo consente di mettere in campo delle azioni che rilancino la città di Fano e le ridia il valore che merita. Dico questo semplicemente per un motivo. Abbiamo assistito nel corso di questi anni a tantissimi interventi, ma che noi abbiamo sempre definito a spot, senza avere realmente l'obiettivo da perseguire e raggiungere. Mettere in campo, faccio un esempio, come oggi qualche amministratore si vanta, tantissimi cantieri, non è necessariamente l'espressione di qualcosa di positivo, ma invece, diversamente, è l'espressione di qualcosa di quasi confusionario, perché deve comunque passare un messaggio, come dicevo prima, dell'obiettivo che voglio raggiungere. È davvero necessario questo progetto per la città? È davvero necessario questo cantiere per Fano? Di che cosa ha bisogno Fano? Nella sua interezza, nella città, nel suo complesso. Io ho sempre parlato a più riprese di una Fano da considerare nel tutt'uno, da nord a sud, dalle colline al mare, senza zone di serie A e di serie B. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Oggi siamo qui in Sassonia e penso a Sassonia Sud, che rivendica, ma non in quanto quartiere Sassonia Sud, ma come parte integrante di una città che rivendica la riqualificazione di un'area. Una riqualificazione di cui ne trarrà beneficio tutta la città di Fano. Quindi una visione di una Fano globale, lei la intende in questa maniera? Esatto, necessario con raziocinio, con metodo, comprendere quelle che sono le priorità e affrontarle. Comprendere quello che davvero questa città ha bisogno e rilanciarla. Credo che questa sia davvero la visione giusta per cercare di ridare quell'impulso a Fano, che è una città meravigliosa e bellissima. Ha tantissime potenzialità e vanno assolutamente valorizzate. Vivibilità, concetto imprescindibile e non è solo un concetto astratto per i cittadini che vivono a Fano, insomma per tutti coloro che la vivono in toto questa città. Allora, partiamo dalla viabilità, un tema insomma per il quale lei si è battuta a lungo. Sì, la viabilità è sicuramente uno dei temi cruciali per la città di Fano, perché molto spesso ci troviamo non solo imbottigliati nel traffico e quindi c'è la necessità di avere una viabilità molto più fluida. Oggi la viabilità è interamente bloccata perché da tutti un insieme di cantieri che davvero l'hanno completamente, si può dire, congelata, quindi con delle difficoltà di passaggio da un punto all'altro della città in maniera importante. Qui ci troviamo su via Dante Alighieri, una via tanto discussa, e nel corso di questi mesi sono intervenuta a più riprese
perché innanzitutto sono stati tolti decine di parcheggi e non sono stati comunque reimpiegati in altre parti di questa città, determinando per i residenti e per le attività commerciali una delle importanti difficoltà, perché è evidente che per qualunque persona, per qualsiasi cittadino, non avere la possibilità di poter parcheggiare la propria auto è indubbiamente una criticità non di poco conto. E, peraltro, avendo tolto una fila di parcheggi sul lato destro, non avendo comunque immaginato di realizzare dei marciapiedi, anche perché come ben noto hanno partecipato a questa amministrazione a un bando, ma poi ne è rimasta esclusa proprio per erronea presentazione della domanda, quindi non abbiamo in buona sostanza né dei marciapiedi per poter consentire in maniera, diciamo, sicura ai pedoni di transitare. Le macchine scorrono ad altissima velocità perché, avendo tolto ovviamente la possibilità di parcheggiare sul lato destro, quindi c'è avendo delineato una pista ciclabile, viene completamente invasa dalla percorribilità dalla percorrenza delle auto, e spesso vediamo sfrecciare anche dei tir ad altissima velocità che quindi involgono che cosa? Tutta la sicurezza proprio di questo intero tratto. Ecco, tratto uno di questi argomenti proprio per dire che manca una visione di insieme per determinare qual è l'obiettivo da perseguire. In questo caso l'obiettivo da perseguire era la sicurezza dei pedoni, il tratto per poter percorrere per le biciclette, quindi la pista ciclabile. Tutto ciò ha determinato che sono stati tolti dei parcheggi, non abbiamo dei marciapiedi per i pedoni, e i ciclisti devono stare attenti perché vengono letteralmente investiti dalle autovetture, e quindi il risultato finale, diciamo, che è quello di aver scontentato tutti e di non aver certamente risolto nessun tipo di questione che riguarda questo tratto di strada. Vivibilità fa rima anche con decoro urbano. Restiamo ancora in Sassonia per parlare anche di questo aspetto. Sì, qui assistiamo esattamente a quello che è il nostro concetto di bellezza di una città. Una città più bella e più vivibile passa necessariamente per una città decorosa. Qui assistiamo proprio a quello che è invece l'emblema dell'abbandono, di qualche cosa che sembra che appartenga da un'altra città. Quindi questo è inimmaginabile. Il biglietto da visita di una città è proprio che passa attraverso la sua bellezza, attraverso l'idea che si ha quando si entra appunto nella città, che sia curata, che sia tenuta bene, che ci sia la voglia che questa città trasmetta alle persone l'idea che si possa stare bene, che ci sia la sicurezza, che ci sia la possibilità per le famiglie con i propri figli di poter muoversi liberamente in qualsiasi spazio, per il turista di fare una bellissima passeggiata da nord a sud e trovare un bellissimo lungomare. È qui che passa proprio il concetto che ho di Fano di serie A e Fano di serie B. A pochi metri da cui abbiamo fatto le prime riprese, le prime battute, veramente a pochi metri ci troviamo in una zona che sembra di essere su un'altra città. Questo è inimmaginabile, quindi c'è il mio impegno, l'impegno di tutta la coalizione, affinché questa sia una delle prime, diciamo, operazioni, dei primi obiettivi da portare avanti, cioè quello di riqualificare quest'area nell'interesse di tutta la città di Fano. Una città più vivibile è una città più bella, ma deve essere anche una città più sicura. Sì, uno dei temi fondamentali che ci proponiamo è quello di rendere Fano una città più sicura, con un'azione mirata alla riqualificazione urbana, con maggiore illuminazione, con più telecamere, con aree dove il cittadino è più partecipe, per cercare di arginare quelle che sono le zone di spaccio e della microcriminalità. Questo è un impegno preciso che questa coalizione si è presa, che io mi prendo, perché è fondamentale, ricollegandomi un po' a quello che è il biglietto da visita della città, che una città sia sicura. Una città sicura è una città in cui le persone decidono di trascorrere del tempo libero, di trascorrere le proprie vacanze, dove le famiglie decidono di investire e quindi di rimanere nella città. E quindi credo che davvero questo sia un elemento imprescindibile per una città come Fano.
ci siamo ora trasferite al porto uguale attività portuale uguale turismo, ma le chiedo, Fano è una città di mare o una città col mare? Questa è una bella domanda. In effetti devo dire che ho conosciuto una persona fanese che per motivi di lavoro è stata fuori per diversi anni e oggi appunto mi dice Fano è una città con il mare, non una città di mare. Ha delle potenzialità sotto questo profilo eccezionali. Il porto ha davvero la necessità di essere messo al centro perché rappresenta un indotto economico e turistico senza precedenti. È una potenzialità che Fano deve mettere in prima linea e quindi oggi questo commissariamento deve vedere un obiettivo e cioè un'azione concreta e mirata perché attraverso anche un azionato di imprenditori possa far sì che il comune si riprenda davvero il porto per mettere in campo una strategia ben definita che è quella appunto di un volano economico fondamentale per la città di Fano, per il turismo e quindi con tutto quello che ne consegue. Penso ad esempio anche banalmente per certi aspetti, ma non di poco conto, a uno scalo di alaggio pubblico che oggi manca. Quindi molto spesso assistiamo nel weekend a persone che con la propria barca vogliono venire a Fano e quindi hanno la necessità di doverla chiaramente tirar su e non gli è data questa possibilità e quindi cercano altri porti che possono essere nei comuni vicino. Questo è inaccettabile per le potenzialità e per quello che Fano rappresenta, per il porto che Fano che rappresenta sotto un profilo appunto delle potenzialità e con tutto quello che ne potrebbe conseguire ed è quello che ne potrebbe derivare, senza considerare poi la possibilità ovviamente per tutta la cantieristica di concretamente varare le proprie armamenti e quindi le proprie barche con quello che ne consegue da un punto di vista proprio del dragaggio. Ci sono delle azioni mirate, ne abbiamo già parlato insieme anche a Luca Serfilippi e a tutta la coalizione, ci sono delle soluzioni che possono essere intraprese per ottenere la piena funzionalità e questo è un altro dei temi principali obiettivi di cui dobbiamo assolutamente necessariamente perseguire. Continua la nostra chiacchierata con Loretta Manocchi a favore della candidatura a sindaco di Luca Serfilippi. Ci siamo spostati in un'altra zona di Fano che è proprio il simbolo dello sport, la pista Zengarini, perché uno dei tanti temi che le sta a cuore è quello dello sport e delle giovani eccellenze sportive fanesi. Sì, devono avere un'attenzione particolare. Abbiamo tantissime realtà sportive importanti a Fano che possono rappresentare un volano non solo da un punto di vista turistico ed economico, ma anche uno strumento per avvicinare i giovani, al mondo dello sport. Abbiamo delle eccellenze che sono giovani e possono essere da esempio per un impegno che è appunto quello dello sport, che rappresenta la disciplina, il fatto di stare lontano dalla vita malsana e quindi è fondamentale. Attraverso lo sport io anche da ragazza, da giovane, è stato importante per concentrarmi anche sullo studio, non solo per essere in forma, un po' come dicevano i latini, mens sana in corpore sano. Quindi dietro questa che sembra un po' essere una filosofia ci deve essere un impegno dell'amministrazione comunale a riportare al centro lo sport sotto ogni profilo, creare degli eventi che mettano in collegamento le attività sportive tra loro, mettere in rilievo, in risalto quelli che sono i giovani che appunto fanno sport per attirare a sé altri giovani, che è anche un modo poi per tenerli lontano, come appunto dicevo prima, dalla delinquenza. In animo abbiamo anche quello di poter immaginare della creazione di un auditorium, non tanto il rifacimento del nuovo palazzetto, ma un auditorium che non è volto solo alle attività sportive ma anche culturali, ricreative in genere. Fano viene classificata come terza città delle Marche, vale anche parlando di parcheggi? Assolutamente no. Uno delle criticità quando si viene nella città di Fano è proprio che non si trova parcheggio dalle località di mare e non solo, e quindi ci sono
tante volte mi è capitato proprio che le persone girano per diverso tempo e poi sono costrette, magari anche chi vuole fare anche una semplice passeggiata, mangiarsi un gelato, poi si dirutta verso altri lidi. È fondamentale per una città avere la recettività dove poter dare la possibilità di parcheggiare un'auto, poter immaginare anche dei bus navetta che conducono le persone nei punti chiavi della città, che possono essere il centro, possono essere il mare. Io ho raccolto anche tante istanze da parte di chi viene anche da dei cittadini dell'entroterra e lavorano ad esempio, che ne so, al mare, quindi nelle zone turistiche, e chiaramente hanno la difficoltà perché ovviamente da un punto di vista del parcheggio a pagamento, dice, noi non possiamo ovviamente tenere la macchina tutto il giorno a pagamento, ma non sappiamo nemmeno dove metterla in tempi giusti e in modi giusti. Quindi è sicuramente uno dei temi principali per consentire anche questo da un punto di vista turistico e non solo per i residenti, di avere la possibilità di venire tranquillamente, fermarsi e avere appunto l'opportunità di parcheggiare in maniera agevole. In conclusione le chiedo qual è il suo impegno per queste elezioni 2024. Il mio impegno con Luca Serfilippi, candidato sindaco per tutta la coalizione di centrodestra, è la fiducia dei fanesi, la fiducia da riporre in una nuova classe dirigente che vuole mettere in campo con la determinazione, la serietà e la preparazione nuove energie per ridare a Fano il valore che merita. Grazie allora a Loretta Manocchi per essere stata con noi, grazie a voi per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.